gente era convinta che quando qualcuno moriva, un corvo portava la sua anima nella terra dei morti. A volte, però, accadevano cose talmente orribili, tristi e dolorose che l'anima non poteva riposare. Così a volte, ma solo a volte, il corvo riportava indietro l'anima perché rimettesse le cose a posto. Webster ed Eric Draven dovevano sposarsi domani sera. Sposarsi il giorno di Halloween? E chi lo farebbe? Nessuno. Signore, possiamo portarla via? Sì, certo. Dai, ragazzi, alzate. Maledetta notte del diavolo. Finora quanti ne avete contati? 143 incendi. Sono calati rispetto all'anno scorso. Mancano ancora 3 ore, ne appiccheranno altre. Voi non potete entrare e portarvela via così. Ci sono delle procedure da rispettare. Avreste dovuto prima chiedere a me. È la vittima. No, ispettore Biancaneve, l'hanno violentata ai 7 anni. Risparmiaci la tua ironia. Io non ho dato l'ordine di muoverla. Adesso lo capisci, Albrecht? Perché ti hanno degradato? Certo, perché non ero abbastanza idiota. Dai, andiamo. Avanti, sbrigatevi. Sally. No, sei indietro, piccolo. Eric. Dov'è Eric? Non si preoccupi. Deve prendersi cura di Sara, glielo dico. Glielo dirò, ma lei cerchi di stare calma. Su, avanti, presto. Tu sei Sara? Sì. Senti, Sara, tua sorella se la caverà. Non è mia sorella. Sally si occupa di me. È mia amica. Lei ed Eric. Perché non le hai detto di Eric? Dovevo farlo. Allora non hai detto la verità neanche a me. Morirà anche lei, vero? Ecco. Dai, non piangere, non è ancora detto. Andiamo. Fatti coraggio. Andrà tutto bene. Un palazzo viene dato alle fiamme. Tutto quello che ne rimane è cenere. Prima pensavo che questo valesse per ogni cosa, famiglie, amici, sentimenti. Ora so che a volte, se l'amore è vero amore, niente può separare due persone fatte per stare insieme. Guardiano del cimitero.
Dammi retta. Sai che ci vorrebbe per questa città? Ci vorrebbe che la natura si incazzasse, che venisse un terremoto, un tornado. No, aspettami. Chi non la mettere così la Sena? Perché cavolo fai? O magari un'inondazione, come nella Bibbia. Ehi, dammi qua, faccio io. Adesso la cipolla. Oh, dai, non fare il circo, ancora un po'. Ecco. Basta. Che c'è? Guarda chi c'è, Sara con la sua fuoriserie. Ma come fai a fare le curve con la strada bagnata? Puro talento. Ciao. La nostra Sara è una grande divoratrice di hot dog. Vuoi tentare il record? Offri tu. Offro io. Ma niente cipolle, intesi? Niente cipolle. Se no le puzzette si sprecano. Il lago Iri in fiamme, alimentate da tutto lo schifo oleoso che gli galleggiava sopra. Avrei voluto vedere la scena. Gente in giro stanotte. Cos'è stato? Tu aspetta qui, eh? Sta attento! Avvisa la centrale, Mickey! Thank you.
violazioni del codice, poca sicurezza. A me sembra una casa sicura. Riarrediamola. Sbalordito il diavolo rimase quando comprese quanto osceno fosse il bene e vide la virtù nello splendore delle sue forme sinuose. Ma è pornografia! Shelley! Adesso ingoiala. Provaci anche tu, vediamo se hai le palle. Alla notte del diavolo, alla mia festa preferita, sì. Adesso quello che cerchi, che se non mangi per sempre. Dio, ti sei bevuto il cervello di Ben! Prima io! Lo sapevo che ci venivi dietro! E adesso tocca a Scherzi! E le cheche per ultime! Vaffanculo, Titti! Scommetto che non è nemmeno carica! Ma questa sì! Io scommetto che vi apro un buco in testa per uno, brutti figli di puttana. Scommettete? Fuoco e fiamme! 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 Vi ho portato da bere. Mettetevi ai cannoni, ragazzi. Ciao, Darla. Dammi la lingua. Thank you.
questi anelli, da 24 carati. Da 24 cosa? Uh-huh. Questi non arrivano a 18, sono patacche, magari sono falsi. E la borsa? È di pelle. E cosa sono queste macchie di sangue? Posso dartene 50, sono generoso. Decidi tu, prendere o lasciare, io li metto qui. Decidere, è difficile decidere. Sei un bastardo, Gideon. Un odioso spilorcio parassita sfruttatore rotto in culo. Chiudi, negro di merda! Voglio chiudere, tu stare tranquillo, grande padrone bianco. Vaffanculo. Incazzati, incazzati pure. Cazzo te la sei dipinta quella faccia? Sei caduto nel latte? Halloween non è oggi, è domani. Vieni. Voglio che mi racconti una storia. Quella di un uomo e una donna aggrediti un anno fa. Che cazzo dici? Sei completamente fatto. Zitto! Non puoi averli dimenticati. Li hai uccisi tutti e due la notte di Halloween. Sì, mi ricordo, la notte di Halloween. E una coppia di stronzi, ma te che cazzo te ne frega? Lei si chiamava Shelley. L'hai sgozzata. L'hai violentata. Shelley, sì. Eh sì, gliel'ho fatto sentire tutto e lei ha goduto. Quanto ha goduto. Sì, ammazzo la gente. E sai perché? Perché mi piace. Perché mi eccita. E adesso te ne accorgerai. Ti voglio presentare i miei amici. Non falliscono mai. Dai, prova ancora.
portano al fronte. Fuori dai piedi, levatevi, fermi! Dammi quello! Quello là! Ehi, indovina un po'. La sala giochi è saltata in aria. Un grosso boom. L'avresti mai detto? Che tragedia. Raduna i tuoi soldati. Ti ritocca domani sera. Una cosetta facile. Il nostro amico è dentro. Il capo è in riunione. Stai pensando ancora al passato. Me lo diede papà per i miei 5 anni. Disse l'infanzia finisce quando scopri che un giorno morirai. Che cosa fa? Dorme. Abbiamo esagerato un po'. Mi piacciono i suoi occhi profondi. Ti avevo detto di non venire qui, Sara. Questo vuol dire che non tornerai a casa presto stanotte, vero, Darla? Non rompe. Senti, perché non te ne vai a giocare con le palle? Non ne ho neanche una. Comprati da mangiare. Mi hanno già offerto la cena, un poliziotto. Già offerto la cena, un poliziotto. Allora, 100, 150 meno 30 che devo dare, restano 165 dollari. E questo chi è adesso? Ehi! Ripassa domani, siamo chiusi, è tardi! Vattene a dormire, testa di cazzo! Se non vuoi finire mutilato. Ma guarda che cocciuto. Maledette creature della notte. Non imparerete mai. Ehi! Ehi! All'improvviso sentii un rumore. Come se qualcuno stesse bussando gentilmente alla porta del mio negozio. Ma che stai dicendo? Mi hai sentito bussare, vero? È proprietà privata. Non so chi sei, ma mi devi una porta nuova. Sto cercando un anello di fidanzamento. D'oro. Tu stai cercando un funerale, forse l'hai trovato. Sono per tutto! No! Signor Gideon, lei non presta attenzione! Te lo ripeto, un anello di fidanzamento d'oro ce l'hai!
Te l'ha portato qui un anno fa un tuo esimio cliente di nome Tintino. Me l'ha confidato lui stesso prima di morire. Chi è questo sacco di merda? Era Tintin, uno degli uomini di T-Bird. Può archiviarlo come decesso accidentale. Ma non ce l'hanno dei nomi normali questi balordi. Può essere una guerra tra bande per il territorio, ma di solito non è così che si ammazzano. Albrecht, niente teorie. Pensa a fare il tuo lavoro. Sei un semplice sbirro di quartiere. Devo ringraziare lei per questo. Lo vuoi un consiglio? Tieni chiusa la bocca. E quello che roba è? Io lo chiamerei schizzo di sangue, ispettore. Ma lei nel suo rapporto scriverà graffiti. Torna a controllare i semafori. Vai. E basta! Che cazzo fai? Non conosci questo gioco? Ma che dici? Di che gioco parli? Va bene, ti dico dove sono i livelli. Fermati, sono sotto il bancone in una scatoletta. Cercala! Prenditeli, prenditeli pure, figlio di puttana, tanto non valgono niente, non valgono. Sara, vediamo cosa c'è. Ok. Possibilità di vivere. Prendi quello che vuoi. Grazie. Prendi tutto! Devi dirmi dove posso trovare gli amici di Tintin. Il resto della banda. Li trovi tutti al pit. Sia T-Bird che gli altri sono sempre là. Fanboy ci abita al primo piano. Fanboy. Oh, baby! Fermati! Allegra banda di porci! No, no, dai buffi soprannomi! Ma smettila, sto dicendo quello che vuoi, non spaccarmi! Sta zitto! Ognuno di questi anelli è una vita interrotta. Una vita che tu hai contribuito a stroncare. Imploro in ginocchio a non uccidermi. No, non ti ucciderò. Voglio che dici a quei bastardi che la morte farà loro visita. Stanotte. Di loro che Eric Draven gli manda i suoi saluti. Dopo quello che hai fatto ti scorticheranno vivo sull'asfalto! Ti credi migliore di loro, ma sei anche tu una straccione, un rifiuto umano! Qui dentro c'è puzza di benzina. No, amico. No! Offre la casa, riprenditi i soldi. Sai che cosa ti faccio? Mi dispiace. Tua madre è una cliente adesso. Il suo turno è finito, è libera. Già, libera di farsi. Polizia! Non muoverti! Ho detto di non muoverti! Ma i poliziotti non dicono sempre mani in alto? Io sono un poliziotto e ti dico di non muoverti, bellezza, o sei morto. E io ti dico che sono già morto e che mi muovo. Un altro passo e sparo. Guarda che non scherzo. Allora spara, accomodati. Agente Albrecht. Tu sei matto. Vuoi farti ammazzare? Sei drogato? Non ti ricordi di me? No, non mi ricordo. E Shelley? Non ricordi nemmeno Shelley Webster. Shelley Webster è stata ammazzata. C'è un marciapiede dietro di te. Adesso ti giri e ti ci siedi. Muoviti!
Aspetteremo i rinforzi. Questa situazione non mi piace per niente. Vedrai che andrà meglio. Conosci uno di nome Tibbert? Aveva un amico che non doveva giocare con i coltelli. Riconosci questo? Sei quello che ha ammazzato Tintin. Era già in una fossa. È morto un anno fa, nel momento in cui l'ha toccata. Sono tutti morti, solo che ancora non lo sanno. Andate via! Polizia! Andiamo via! Ma dove è andato? È bravo Albert. Prima fermi quella specie di pagliaccio e poi te lo lasci scappare. Eppure sono quasi contento. Se avessi tentato di reagire avrei dovuto farlo secco. Guarda se ci sono feriti, Jack. Non trovi pace? Vorrei solo avere ancora fame, nient'altro. Bisogna stare attenti a quello che si chiede. Perché potrei ottenerlo, lo so. Sento delle energie che si stanno schierando contro di te. Sentirle è come vederle. Saltato in aria, distrutto. Chi è stato agito senza chiederlo a me? Non mi guardare, io non c'entro niente. Vedo che la cosa ti ha sconvolto. Ho altri problemi. Uno dei miei è stato trovato leggermente stecchito. Sì, e chi sarebbe? Tintin. Qualcuno gli ha piantato i suoi coltelli nei principali organi vitali in ordine alfabetico. Signori, propongo di osservare un minuto di rispettoso silenzio in memoria del povero Tintin. Lavori per me domani sera, lo sai? Qualunque cosa chiedi, io posso farla. Molto rassicurante. Ancora non mi avete detto perché è esploso il negozio di Gideon. È stata una tragica fatalità? La collera divina, una bomba, cosa? Fatela salire, sono curioso. Ma io l'avrei evitato. E tu chi saresti? Un clown? Un fantasma? Qualcosa di simile. Sembra di fare il surf altro che skate. Se solo smettesse di piovere. Non può piovere per sempre. Almeno è per una giusta causa. Duplice omicidio un anno fa. Nessuna condanna. Ecco. Guarda. Noi locatari dei 1929 appartamenti di Calderon Court chiediamo... Che cos'è? Una petizione? È la condanna a morte di una ragazza che lottava per una causa persa in partenza. Se stava lottando contro gli sfratti in quel quartiere, lo credo. Shelley Webster e il suo ragazzo, un musicista rock, Eric Draven. Sta attento, l'ultima volta che ti sei appassionato ad un caso ti hanno rimesso di pattuglia. Sì, lo so, il capo me lo ricorda continuamente. Non avevo dubbi. Sì, finirai a dirigere il traffico davanti a una scuola.
Ma figurati. Non lo hai avuto da me, chiaro? E guai a te se mi dici che mi devi un favore. Ah, ti devo un favore. Aspettati dei guai. Speriamo di no. È lui. Domani notte ce ne spariamo un'altra e vedremo questa schifosa città bruciare fottendocene di tutti. Uccellaccio nero laggiù. È un piccione. Vieni, piccione. 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 Vieni qui, piccione. Piccione, piccione. Vieni qui. Piccioncino. Fanboy. Ma chi sei? Ma come cazzo hai fatto a entrare? Ehi, hey, sta fermo, non schiacciare! Mi hai fatto quasi venire un infarto! Guardalo. Ma non ridere tu. Prendi il tuo uccellaccio e vattene. Schiaccia il grilletto, fanboy. Un colpo e ti togli il pensiero. Senti, io non so chi sei, ma tu sei completamente fatto. Ti sei guardata allo specchio. Guardati. Tu hai bisogno dello specialista. Colpito! Primo colpo! Faccetelo! Oh Cristo, l'hai visto anche tu? So una storiella su Gesù Cristo. Fermami se già la conosci. Gesù Cristo entra in una locanda. Entra in una locanda. Consegna 3 chiodi al locandiere e gli dice: ma non muori mai, maledetto! Puoi sistemarmi per la notte. Fa male? Sì, fa male, ma fa ancora! Guarda la lenzuola, me l'hai sporcata di sangue. Va da lei.
Se volevo del ghiaccio te l'avrei chiesto. Dai, riempi. Riempitelo da solo, visto che sei un macio. Ah, questo è sicuro. Basta così. Ti è scappato di mano un fiammifero? Vaffanculo. Hai un appuntamento. Ah sì, e com'è bella. Dai, bevi. Finalmente avrò l'onore di conoscerla. Vuole l'inchino, la riverenza? Dai al mio amico un bicchiere di sangue. Ehi, cos'è? Darla, vai via. Buonanotte. Andiamo, su. Dai, muovi. In alto! Non, non farlo più, intesi? Sì, noto una somiglianza. No, no, non può essere. Tu sei stato ucciso, sei morto. Ma te l'hanno incollato? Speriamo che sia l'ultimo anno in cui si verifica questa barbara. Io mi devo sedere. Senti, tu chi sei? Una specie di spirito? Boh. Non lo so cosa sono. Ti prego, raccontami come sono andate le cose. Dunque, a te hanno fatto fare un volo fuori dalla finestra a 6 piani. Lei è stata picchiata e stuprata. È morta in ospedale. E l'hai voluto sapere. Ecco, leggiti il rapporto. Shelley Webster. Tenuta 30 ore in rianimazione. Finché il suo cuore non ha smesso di lottare. Io c'ero, ho visto tutto, ma non ho potuto fare niente. Che cos'è? L'ho vista. L'ho vista attraverso i tuoi occhi. Sei stato con lei fino all'ultimo. Sì, ecco, io, se devo essere sincero, io ero lì nella speranza che si riprendesse, che mi desse qualche buon indizio su cui lavorare. E invece... Perché non hai cercato di fare giustizia? E tu pensi che gli inquilini di quel palazzo, compresi quelli della petizione, avrebbero parlato dopo quanto vi era successo? Ci ho provato a fare domande. Ma mi hanno punito per aver ficcato il naso dove non dovevo. E tua moglie? Sì, è mia. Beh, non lo è più, abbiamo chiesto il divorzio. È strano. Sai, le piccole cose per Shelley contavano così tanto. Io le giudicavo insignificanti, ma credimi, niente è insignificante. Non dovresti fumare questa roba. Ti ucciderà.
Adesso sparirai come ieri in strada. Contavo di uscire dalla porta d'ingresso. Senti, amico, io non ho digerito quello che hanno fatto a te e alla tua ragazza. Lo so. Già. Mi ha accoltellato la mano. Gli ho sparato, solo che ho visto il buco della pallottola richiudersi. Poi quel verme mi ha fatto saltare in aria il negozio. Era già partita male come giornata. È vero, l'ho visto anch'io. Aveva una chitarra. Gli ha fatto un cenno, poi è uscito da una finestra ed è sparito come se avesse le ali. Gli ha fatto un cenno? Un musicista? Cos'altro hai visto? È per il mio negozio, cosa hai deciso? Finora non se ne è parlato. Qualcosa deve fare, era tutto quello che avevo. Sono nominato, non mi resta niente. Non hai ancora perso tutto. Ah, sì. E forse tu lo sei il grande capo che crei. Ah! Può anche darsi. Tieni. Ah! Gesù. Una persona che si è rifiutata di collaborare con me. Vuoi dire che questo occhio è vero? Tutto il potere del mondo è contenuto negli occhi, amico mio. E a volte essi sono più utili delle persone cui appartengono. No, no, tu sei matto. Sei matto! Matto! Avere occhio. La cosa più importante che mi ha insegnato mia sorella. Sorella? Lei sarebbe tua sorella. Sorella carnale. Stesso padre. Perché non vedi la somiglianza? Sentiamo come concludi il tuo racconto. Voglio i dettagli. Inizia. È entrato insieme a un uccello che ha provato a beccarmi la faccia. Mi ha incaricato di riferire a Tipper che la morte farà loro visita. Così ha detto. Lui si chiama Draven. Sì, sì, si chiama Eric Draven. Ti dispiace toglierla ora? Così questo fantomatico giustiziere ti ha lasciato in vita. Sicuro di non esserti inventato tutto per salvare la buccia? Non ho inventato niente, è la pura verità. E ho il cervello che funziona, non è in avaria come il vostro. Va bene. Un uomo è un uccello. Molto toccante. Già, sì. Muori, quanto cazzo ti ci vuole? Dai, dai. Anche Fanboy ha detto di aver visto un uccello. Grande, scuro. Me l'ha detto poco prima di morire. Manderò su qualcuno a dare una pulita. Ancora tu? Ti sei perso o hai fame? Ciao. Non può piovere per sempre. C'è un presentimento. Tu sei quello che mi è stato fatto. Sei uno di loro, si può. Voglio scoprire che trasformato.
stronzo. Fuoco e fiamme! 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 Dov'è poi? Starà ancora attaccato alle cosce della sua donna! Voglio fumo e lattina di birra, ti aspetto in macchina. Sì, vado. Sai, ma stai sbagliando persona. Sono il tuo passeggero. Accendi e parti. E quello chi è? Che cazzo c'è? Ti perdi! Ti perdi! Che cosa? Sei ubriaco! Mi hai sfondato la macchina! Che cosa vuoi? Soldi? Droga? Io ce l'ho. Tu sei quello che ha sforchiato Tintin, eh? Affari, vero? Accelera! È bollente. Il latte? È qui. Che schifo, ci vuole coraggio a chiamarlo latte. Hai visto quello? Ecco, ci corrono dietro. Ci hai reso popolare. Ma quando fanno così non è per chiedere autografi. B unità 4B. Stiamo inseguendo una T-Bird rossa. Quel che è sospeso con quelli, io posso sistemare tutto. Cazzo, piccolo cieco! In centro. Sì, mi ricordo di quella gallinella. Dovevamo solo metterle un po' di paura. Si opponeva al nostro progetto di recupero immobiliare. Quell'imbecille del suo ragazzo, però, ha provato a fare l'eroe ed è finita con una bella scappata generale e due stronzi di meno. Ma te poi che te ne frega? Allora, parla, che cosa vuoi? Che cosa cerchi? Che cazzo sei? Rispondi! Rispondi! Hai firmato tu questa petizione? Sbalordito, pigliato. Non ti eccita? Io ti conosco. Io ti conosco. Sapevo di conoscerti, sapevo di conoscerti, sapevo. Ma non puoi essere tu. Non puoi, ti abbiamo buttato dalla finestra. Non si torna dal mondo dei morti. Questo è il mondo dei vivi. Non si torna dal mondo dei morti. Ti abbiamo ucciso. Non puoi essere vero.
Non si torna dal mondo dei morti. Non si torna dal mondo dei morti. Sbalordito, il diavolo rimase quando comprese quanto osceno fosse il bene. Quanto osceno fosse il bene. Si è meritata un triste e fosco soprannome qui in città, la notte del diavolo. Con odiosa criminale puntualità e col favore del buio, centinaia di incendi vengono appiccati un po' dovunque. 305 lo scorso anno, che hanno provocato la morte di 11 persone e il ricovero per ustioni di altre 118. In previsione di quella che minaccia di passare alla storia... Ti piacciono rivoltate o no? Del secolo, il sindaco... Non mi ricordo più. Che stai facendo? Le uova non mi piacciono. Ma come? Ne andavi pazza? Sì, quando avevo 5 anni. E cosa ti piace adesso? Caffè, sigarette? Vuoi diventare madre dell'anno o hai preso qualcosa? Oh, no, non mi sono fatta. Ho conosciuto un tale che mi ha aiutato. Chi? Oh, uno strano. Sei tu strana. Hai vinto la lotteria? Non ti capisco, Darla. Lascia stare. Sono sempre stata un disastro come madre. Rivoltate. Mi piacciono rivoltate, mamma. Albrecht. È il terzo cadavere in 24 ore nella tua zona. L'abbiamo ripescato nel fiume. Era fuso con la macchina, dobbiamo identificarlo dai denti. Si chiama T-Bird, specializzato in incendi dolosi. Avrà fatto zig invece di fare zag. Che? Caso chiuso. Piantala di dire cazzate. Vieni. Devi dirmi chi stai coprendo. Noi siamo di fronte a un giustiziere squilibrato che si diverte a seminare cadaveri e tu fai l'uomo dei misteri. Dimmi chi è il supereroe con la faccia bianca. È lei il detective, lei deve dirlo a me. E va bene. Ti hanno visto chiacchierare con lo stesso Pierrot che era con T-Bird quando la sua macchina avrebbe fatto zig invece di zag. Hai fregato un fascicolo dall'archivio della omicidi e ora vuoi farmi credere che non sai niente, che quello è stato un incidente. Bravo. Sono emozionato, lei ha fatto un ragionamento eccezionale, dovrebbe scrivere un libro giallo. Ok, io la mano te l'ho tesa. Il capitano ha pronta per te una bella letterina d'amore. Complimenti, sei entrato nel tuo primo giorno di sospensione. Sospensione? E perché? Cattiva condotta. Passami il capo.
Sara, tu stai diventando pazzo. Gabriel! Pensavo che fossi morto. Ma invece sei vivo, vero? Sapevo che eri tu. Anche se hai il trucco. L'ho capito da quella frase. Hai detto, non può piovere per sempre. È un verso della tua canzone. Lo so che sei qui. Mi hai mancato. Tu e Shelley. Mi sento così sola senza di voi. Basta. Pensavo che mi volessi bene. Sara, ti voglio bene. Aveva la faccia dipinta di bianco, l'ho visto io, e ti perché mi ha andato a prendere le pille? Lui è arrivato e se l'è portato via. Io li ho seguiti, ma ce l'ho fatta! Di bene, è saltato in aria con la macchina! Ah, dritto a te! Avremmo fatto meglio a fargli un video e guardarlo al rallentatore. Fuoco e fiamme! Fuoco e fiamme! Fuoco e fiamme! Hai visto la fossa? È vuota. La fossa! Quale fossa? Non parlerete della mia! Ne ha uccisi 3 su 4. Qualcosa mi dice che vorrà ammazzare anche questo cane. Non è giusto! È stata di voi la colpa! Quel giorno era scatenato! E ti va e ci guarda e fa... Facciamoli secchi! E adesso questo fantasma se la prende con me! Il fantasma mi ucciderà, sono condannato! È inutile anche scappare! Ehi. Non c'è nessun fantasma. Gli altri sono tutti arrivati. Sorveglialo. Può servire. Non lasciatemi solo. Lo dog a lui piace con le cipolle o senza? E va bene, come non detto. Quando qualcuno muore, può risuscitare, secondo te? Me lo sono chiesto anch'io. Ti riferisci a qualcuno in particolare? Penseresti che sono pazza. Allora dovrebbero rinchiuderci tutti e due. Lo hai visto anche tu? Io ho visto una persona. Una persona che somigliava molto al tuo amico. Eric non è tornato per me. Non può più essere mio amico perché... Io sono viva. Ti posso riaccompagnare?
Signori, purtroppo T-Bird non sarà dei nostri stasera. Soffre di un lieve attacco di morte. Fallo sedere. Bene, bene, bene. La notte del diavolo incombe su di noi. Daremo una grande festa, appiccheremo incendi e i profitti aumenteranno. Adoro quei bagliori nella notte. Il problema è che sono tutte cose già fatte, cose già viste. Non c'è motivo di smettere. Sbagliato. C'è un motivo per smettere. Un grande motivo. A un uomo viene un'idea. L'idea conquista altri, altri come lui. L'idea si diffonde. L'idea si trasforma in istituzione. Ma qual è l'idea? E questa è la domanda che mi ha tormentato. Posso solo dirvi che quando ho capito, un sorriso mi si è stampato sul volto. Vedete, signori, l'avidità è una cosa da dilettanti. Il disordine, il caos, l'anarchia. Là è la vera grandezza. È la notte del diavolo, allora. Superata. Ho appiccato io il primo incendio in questa maledetta città. E prima che me ne accorgessi c'erano pidocchi ovunque che mi imitavano. E sapete dove ci hanno portato? Alle cartoline ricordo della notte del diavolo. Com'è grottesco. La grande idea è diventata istituzione, purtroppo. È tempo di cambiare. Vuoi che smettiamo di accendere fuochi? Questo chiedi. No. No, voglio che accendiate un fuoco così grande e brillante da essere visto dall'alto dei cieli. Questo vi chiedo. Voglio che ognuno di voi mi guardi dritto negli occhi e come una volta mi dica: allora vogliamo divertirci come si deve o no? Ehi, tu! Come ti chiami? Skunk! Cosa hai da dirmi? Mi sento come un verme infilzato su un amo! Io mi sento come un verme infilzato su un amo! Bravo, ragazzo! La tua mammina sarà molto orgogliosa di te! Come è entrato quell'uccello? Signori! Lasciami andare! Lasciami! Quindi saresti tu il vendicatore, il killer dei killer. Bel costume. Non posso dire lo stesso per la faccia. Voglio soltanto lui. Desolato, non te lo posso dare. Bene. Vedo che hai preso una decisione. Ora vediamo se riesci a imporla. Basta, t'ho sopportato anche troppo. Uccidetelo! Oh, che dolore. Che idiota! Era un pazzo! È sparito! Thank you.
morirete tutti quanti. Hai ragione. Ma che cavolo? Oh, laggiù, fermo! Alza le mani, un gesto e sei morto! Fermo! Ad ogni incrocio sarà dura. Non vuoi un consiglio? La prossima volta sparisci. Ci voleva tanto. Ah, che calma. A quest'ora la città doveva essere un immenso rogo. Il cielo rosso acceso. E così quello era. Il nostro Eric Draven. Lui ha potere, ma è un potere che gli può essere rubato con un po' di astuzia. Ah, mi piace. Il corvo, quello è il suo contatto. Il tramite tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Uccidendo il corvo, distruggeremo l'uomo. Mi direi che non dovrei stare in un cimitero nel cuore della notte, vero?
Non è il posto più sicuro del mondo. Sono tutti morti, ci credo. Sapevo che venivi qui. È molto tardi, Sara. Dovevo venire, ma mi avevi detto addio. So di darti un dolore, ma devo andare adesso. E non tornerai mai più, vero? Questo lo avevo regalato a Shelley. Quando le dirò che ora ce l'hai tu, sarà contenta. Così te la ricorderai per sempre. Grazie, non me lo toglierò mai. Cos'è questo? Un regalino che ti ha fatto il tuo amichetto? Se è un portafortuna, me lo prendo io. I suoi occhi sono così innocenti. La tua fibra invincibile ha subito un cambiamento radicale negli ultimi minuti. Te ne sei accorto? Per essere uno spirito sanguini che è una bellezza. È ancora vivo. E allora uccidilo. Fa buon viaggio. Yeah.
passato per farti un saluto e ti ritrovo in mezzo ai guai. Hanno preso Sara. Sono molti. Sono due. Li catturo io, sta tranquillo. Io sono tranquillo. Senti che piano. Tu stai davanti e quando hanno finito le munizioni li arrestiamo. Sì, è un grande piano. C'è solamente un problema. Oh, cazzo. Ne avrei perso un marito. Io pensavo che tu fossi, insomma, che fossi invincibile. Lo ero. Ora non lo sono più. Beh, allora il mio aiuto ti serve davvero. Tieni, ti servirà. Andare! Puoi avere me? Non combatterò. D'accordo. No! Per te!
Sei ancora vivo? Accendimi una sigaretta. Li hai uccisi tutti? Li abbiamo. Con i tuoi pensieri sono riuscito a salvarmi. Grazie. Figurati, sarei passato in chiesa comunque. Sopravvivo, giuro che smetto. Resta con lui finché non viene un dottore. Potrà guarire, vero? Eric. Lo fa di continuo. Piovere per sempre. Ma guarda che c'è. È tutta opera tua, Albrecht. Torna a casa. Ci pensa lui a me. Ok. Allora? L'altro cattivo lo trova sul tetto. Ti sei perso il meglio. Portatelo via. Se le persone che amiamo ci vengono portate via, perché continuino a vivere, non dobbiamo mai smettere di amarle. Le case bruciano, le persone muoiono, ma il vero amore è per sempre. Stop.
time.